Buongiorno a tutti, oggi è il 14 di aprile 2012 e come tutti gli anni siamo ancora qui per inaugurare la Settimana della Cultura, che è una proposta a livello regionale, Regione Lombardia ovviamente, estesa a tutti i luoghi di cultura. Anche il Museo dell'Industria e del Lavoro Saronese partecipa quest'anno in un modo un pochino diverso, a questo evento. E abbiamo cercato di utilizzare il termine cultura in senso lato, ossia, le parti che comprenderanno questo evento e di conseguenza la mostra saranno la mostra sulle industrie, quindi una parte documentaria realizzata dai ragazzi, dagli studenti del Liceo Scientifico G.B. Grassi e dell'Istituto Tecnico Zappa di Saronno, corredata di documenti e di fotografie proprio sulle industrie che sono state la storia del Saronese. La seconda parte invece tratta proprio di una collaborazione tra artisti. Artisti intesi come? Ci sono persone che hanno esposto i loro quadri, ci sono persone creative che hanno realizzato bigiotteria ma particolare, ci sono persone che hanno esposto sculture, per cui un tipo di arte che comprende veramente tutti i settori, tutti gli spazi. L'obiettivo è proprio quello di cercare di utilizzare questa parola per il significato vero, che essa ricopre, ossia la cultura, quella cultura che va al di là dei settori, al di là del credo personale, perché la cultura dovrebbe essere proprio la fonte di ricchezza che unisce tutte le persone. Proprio per questo il nostro tentativo è quello di iniziare con questa giornata e con questa settimana. Questo esperimento e se funziona speriamo ovviamente in una grande partecipazione e anche una buona visibilità e piacere da parte delle persone che visiteranno di estenderlo magari a settembre durante l'evento delle giornate europee del patrimonio. Adesso passo la parola all'ambasciatore di Uzupis che vi spiegherà nello specifico quella che è la seconda parte e la cosa particolare che si realizzerà oggi proprio qui all'interno del nostro museo. Oggi, in qualità di ambasciatore della Repubblica di Uzupis, avrò il piacere di far incontrare le nostre autorità cittadini, in primis il sindaco Luciano Porro, con il ministro degli esteri della Repubblica di Uzupis, in modo tale da suggellare una sorta di gemellaggio tra i due territori. Questo viene organizzato per mettere in rete tra di loro, creare un network tra gli artisti del territorio saronese con gli artisti del territorio di Vilnius, di Uzupiano. E quindi la nostra proposta è quella di presentare alla cittadinanza il maggior numero di artisti nostri del territorio. Ringrazio per questa iniziativa anche Piero da Saronno, in quanto molti artisti non siamo riusciti a contattarli direttamente perché i tempi erano stretti e Piero da Saronno ci ha veramente aiutato molto, concedendoci l'uso di una proiezione dei suoi filmati fatti negli anni, e questa collezione è visibile oggi al museo. Io sono il Carillon e suono sempre la stessa melodia. Quando piove, suono sempre la stessa melodia. Anche quando c'è il sole, suono sempre la stessa melodia. Anche quando sono felice. Suono sempre la stessa melodia. Non ho scelta. Non posso scegliere. Io sono il Carillon. E mi sento in prigione.
La nostra Elena ha esposto una cosa particolare, una parte dell'esposizione riguarda le sue opere di cui adesso vi parlerà e l'altra riguarda Cuore di Mamma, quelle dei figli artisti. Prego Elena. Allora, su questa macchina ho messo le mie, si tratta di una serie di ritratti della metà oscura, praticamente di ciò che di noi non si vede, quindi ho trovato significativo utilizzare una macchina che stampava i biscotti perché dava la forma a ciò che non aveva forma e ho messo i miei quadri dei ritratti sotto a questa. Queste presse che stampavano i biscotti. Invece per quanto riguarda i miei bambini ci sono due opere diverse che abbiamo messo su un forno dell'Ottocento. La prima è una serie di fotografie che ha scattato mio figlio Marcel di 9 anni ed è la serata della riunione dell'ambasciata di Uzupis, rivista e corretta con la sua macchina fotografica e il suo Nintendo, e l'abbiamo messa su dei barattoli in cui abbiamo messo delle candele da accendere. E l'altra invece sono i mostri di Danielandia, che sono delle creaturine che vivono in questo mondo fantastico. Lui è Marcel, l'autore dei barattoli, e niente, abbiamo messo qui anche questi, se poi volete visitarli sono qui. Una delle artiste che propone ed espone nel nostro museo. Sono Alessia Buzzetti, ho un laboratorio di produzione qui a Saronno e normalmente ho una collaborazione anche con altri artigiani. La mia specializzazione è il lavoro del vetro, a cui poi nel tempo ho unito la lavorazione delle carte trattate con colle e resine, che danno questo effetto un po' vetrificato, come se fosse appunto il materiale si trasformasse in vetro e potesse essere utilizzato e pulito come del vetro. Mi fa piacere partecipare per me per la prima volta a una manifestazione a Saronno, anche se ho partecipato ad altre manifestazioni in giro per l'Italia, e sono contenta di essere qua insieme ad altri creativi di Saronno e della nostra zona. Un'altra particolarità della nostra esposizione sono le creazioni originalissime di Re e di Florinda. Adesso vi spiegherà un po' di cosa si tratta e come mai le è venuto in mente di mettersi in questo tipo di arte. Allora, circa 2 anni fa ho scoperto di avere una passione sfrenata per le paste sintetiche e ho iniziato a lavorarle creando dolcetti, biscotti, Nutella, tutto ciò che ha a che fare con il cibo. Qui mia passione principale, e poi mi sono, insomma, ho spaziato iniziando a creare personaggi dei cartoni, bamboline, insomma, non ho più un tema unico, ma ormai ho, diciamo, spaziato un po' in vari campi. Tra le varie opere possiamo ammirare queste meraviglie. Per me, profana in arte, nel senso che il mio top sono i paesaggi, vedere queste espressioni, nello specifico si tratta dell'ambiente animale, però veramente sembrano tridimensionali e sembrano vive. Possiamo chiedere all'artista come mai ha scelto di dedicarsi proprio agli animali.
Ma è stata una folgorazione avvenuta nel 2003 dopo esperienze artistiche di tutti i generi, dalla pittura figurativa all'impressionismo, all'espressionismo. Nel 2003 ho scoperto la corrente della Wildlife Art, che è una corrente figurativa prettamente americana, poi esportata in tutto il mondo. Il pensiero comune della corrente Wildlife Art è quella di rendere il più possibile l'animale veritiero. La nostra amica artista Patrizia Mangano ha realizzato delle opere molto particolari. Adesso lei vi spiegherà come. Alcune esposte sono impressionanti perché io ieri le ho toccate con le dita perché sembravano in rilievo. In realtà è solo arte e colore tecnica utilizzato da lei. E poi ne vedrete una nello specifico che sembra quasi volutamente nascosta, affiancata a dei testi e dei testi culturali. Buonasera, appunto io volevo spiegare la realizzazione delle mie opere, che sono fatte comunque con colori ad olio, ed ho usato anche dei pigmenti, che sono i pigmenti che si adoperano per gli affreschi. Ed è comunque una realizzazione fatta in tema del Sudafrica, perché avevo così questo input, capito, di rappresentare una storia, una tradizione che oggi come oggi è diventata all'ordine del giorno, perché è seguita da tanti eventi catastrofici e da tante situazioni anche discriminatorie. E poi c'è l'altra opera, che comunque è Lenin, che è archeologia politica, che serve proprio come riflessione su un periodo storico che comunque è stato in questo momento specialmente boicottato, perché si crede appunto che comunque la politica non serve più, e comunque appunto una riflessione su questo tema, sul tema della politica. Abbiamo detto arte intesa in senso lato, sotto tutti i punti di vista. Adesso chiediamo ai nostri artisti particolari che cosa hanno intenzione di presentarci oggi. Allora, quest'oggi interpretiamo un pezzo che abbiamo scritto io e Angela. E diciamo che rappresenta il core di questo pezzo, è praticamente sulla libertà. Si parte da una metafora che è quella del carillon, praticamente di una musica sempre ripetitiva, e quindi un po' la metafora anche della nostra società, un po' che si seguono quelli che sono gli stereotipi, quelli che sono un po' delle mode. E poi questo, cioè, a un certo punto quello che succede nel carillon, che si libera da questa melodia sempre ripetitiva e che quindi sceglie, diventa, acquisisce questa libertà, questa creatività che gli permette quindi di scegliere in sé la musica da suonare. E poi c'è un pezzo finale che appunto è tratto da Libertà in prigione, scritto da Roberto Assagioli, che è il padre della psicosintesi, e dice in pratica che noi possiamo scegliere l'atteggiamento da adottare nelle situazioni che la vita ci porta. Questa è la nostra libertà. La creatività, come abbiamo sentito, è libertà, è luce, illuminazione. Adesso con Lisa, non so come dire, la definirà lei, perché fa delle cose molto particolari. In questo momento storico direi che sono ottime anche come messaggio da trasmettere a tutti, nello specifico secondo me ai ragazzi, perché il consumismo forse potrebbe essere visto sotto un altro punto di vista. Cosa realizzi, Lisa? Le mie opere sono essenzialmente dei monili da indossare. Sono fatti partendo sempre da un'intuizione, un'idea, la quale poi viene sviluppata attraverso la ricerca dei materiali. Il fondamentale è utilizzare quello che
si ha a disposizione o che attira l'occhio quando, durante le giornate, durante la propria giornata. Ho incontrato l'anno scorso l'acciaio 316, che è l'acciaio inox, e me ne sono innamorata. Allo stesso modo l'idea è venuta dal desiderio di simbolizzare la necessità assoluta che è di questi tempi di solidarietà, e quindi sono venute delle mani di cuoio che tengono un cerchio, e questo è il tema conduttore dell'ultima opera, delle ultime opere che ho fatto e che sono anche state molto ben apprezzate soprattutto dagli stranieri la scorsa estate. È dedicato a Duzupis la creazione della segnalibro, proprio riprendendo il simbolo e il logo della Repubblica di Duzupis. Siamo qui con la nostra artista dal nome, secondo me, meraviglioso Diamante, e non so se era una previgenza dei genitori, non avrebbe potuto fare altro. Allora, raccontaci un po' dei tuoi lavori. Io porto avanti un discorso da una decina d'anni, mi occupo dell'essere umano, dell'evoluzione dell'essere umano, e ecco, nei miei lavori intervengo a livello metaforico e racconto la capacità intrinseca alla vita stessa dell'essere umano di potersi risolvere. Percorsi della rivoluzione umana racconta la capacità dell'essere umano di migliorarsi. Io sottolineo che l'essere umano è perfettibile, e quindi nei miei lavori, questa è un'opera di percorsi della rivoluzione umana, sono 38 quadri divise in sezioni che io chiamo percorsi, nei quali sviluppo questa teoria che sottolineo della capacità dell'essere umano di migliorarsi. E qui al Museo delle Industrie del Lavoro di Saronno ho portato un quadrittico che si chiama Percorsi Tecnici 1, Percorsi Tecnici 2, Percorsi Tecnici Avanzati 1 e Percorsi Tecnici Avanzati 2, che è una piccola sezione di questo grande lavoro che sto portando avanti. È già stato esposto a Roma, e ecco, quindi sono felice che adesso anche in Lombardia, speriamo bene, possa andare altrove. A voi Lucio, un artista che oggi per noi farà una cosa molto molto particolare. Questo è difficile, visto che è un'opera ancora in costruzione, ancora in elaborazione. Ho semplicemente portato un telo, visto che comunque è un telo bucato, ricordando la Repubblica di Duzupis, che appunto ha tutti gli artisti hanno le mani bucate, quindi un qualcosa di recuperato, un telo pubblicitario usato per le pubblicità nelle strade, e cercherò di interpretarlo in una maniera alternativa. Io mi baso l'arte che faccio e cerco di basarmi sui profili, quindi delle linee che dopo costruiscono diverse figure, diversi mostri, diverse creature di fantasia, e quindi partendo da una linea poi cercherò di evolvermi in questo telo. Benissimo. Io sono il Carillon e suono sempre la stessa melodia. Quando piove suono sempre la stessa melodia. Anche quando c'è il sole suono sempre la stessa melodia. Anche quando sono felice suono sempre la stessa melodia.
Non ho scelta. Non posso scegliere. Io sono il Carion. E mi sento in prigione. Ne approfitto per presentarvi il nostro vicepresidente, a cui non piace apparire, ma l'abbiamo preso al volo, l'ingegner Arnaldo Siena. Siena, io vi ringrazio della venuta. Ora ancora c'è poca gente, comunque speriamo ora al momento dell'inaugurazione che le sale si riempiano. Sono contento di ospitare nelle sale del nostro museo tanti artisti, tante provenienti anche dal nord Europa, e mi auguro che abbia successo questa settimana dedicata all'apertura dei musei. Grazie e buon auguri a tutti. Grazie ingegnere. Per una cultura intesa in senso lato non poteva mancare la cultura dell'infanzia, per la quale noi siamo molto appassionate, io anche come insegnante, come educatrice, e Rosana come simbolo, come mito della cultura infantile. Vai Ross. Grazie innanzitutto al museo e a Miss Dea che ci invita sempre proprio per promuovere una cultura dell'infanzia. Una cultura dell'infanzia è importante, promuovere la cultura, perché i bambini sono invitati a nascere e come tale devono essere trattati. Richiamo l'attenzione che in questo momento c'è un'emergenza umanitaria, quella della Sahel, dove 1 milione di bambini rischiano di morire di fame. Non possiamo cancellare l'Africa, infatti alla mia sinistra ci sono dei bellissimi quadri dove viene rappresentato il territorio. A tutti chiediamo un impegno, sappiamo che è faticoso, ognuno faccia la sua parte. Grazie ancora al museo e anche a Giampaolo, al nostro artista, che ha voluto averci al suo fianco per promuovere una cultura dell'infanzia. Grazie.